Abbiamo messo in campo tante progettualità nuove per il prossimo anno scolastico, auspicando davvero che sia più sereno. Purtroppo quest'anno il Ministero ha concesso alle famiglie un margine molto ridotto di tempo per decidere quale scuola far frequentare ai propri figli, ma ecco, lunedì 25 scadono alle ore 20 il termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione. Io sono qua con i miei collaboratori a presentare l'offerta formativa del nostro polo liceale, che ha cinque indirizzi, quindi cinque anime, ma un grande cuore che batte solo ed esclusivamente a favore dei nostri ragazzi, a favore di una preparazione culturale solida, a favore di tanta progettualità che integrerà anche per il prossimo anno scolastico la grande tradizione culturale degli indirizzi liceali tutti, con la tecnologia, con la modernità e con il vivere nella contemporaneità dei nostri ragazzi. Perché il liceo scientifico sportivo? Perché è un percorso dinamico, nuovo, che permette agli studenti di affiancare al percorso scientifico tradizionale, quindi le materie del liceo scientifico, materie nuove quali le discipline sportive, le scienze motorie, il diritto e l'economia dello sport. Quindi devono scegliere il liceo scientifico sportivo tutti quegli studenti che sono appassionati di sport, ma che allo stesso tempo vogliono continuare un percorso corso di studi scientifico e quindi una preparazione scientifica. Il liceo scientifico sportivo aderisce alla sperimentazione studente-atleta di alto livello, questo significa che i nostri ragazzi che praticano sport e che aderiscono a questa sperimentazione hanno la possibilità di portare avanti il percorso di studi insieme all'attività sportiva che svolgono anche attraverso tutte quelle tecnologie che la nostra scuola mette in campo e che permettono un contatto diretto tra docenti e studente e la classe, qualora lo studente abbia degli impegni sportivi. Quindi consiglio il liceo scientifico sportivo a tutti quegli studenti che amano lo sport, il mondo dello sport, la cultura dello sport, ma che non vogliono tralasciare una preparazione scientifica. Se ti piace il mondo dell'arte, se ti piace progettare, modellare, disegnare, questa è la scuola per te. Come tutti i licei, anche il liceo artistico ti prepara a affrontare qualsiasi studio alla fine della scuola, quindi per accedere all'università, alle accademie, alle scuole d'arte, di cinematografia, di scenografia. Però è anche una scuola splendida, il liceo artistico, perché ha un clima disteso e cooperativo. Prima ancora che alunni e docenti, noi siamo persone che lavorano insieme per dare corpo al sapere e al saper fare. Come diceva Leonardo da Vinci, la sapienza è figliola dell'esperienza e al liceo artistico si fa sapienza e si fa esperienza. Le tre sezioni di architettura, arti figurative e design ti consentiranno, attraverso le progettazioni e i laboratori, di vedere i tuoi sogni diventare realtà. E non c'è cosa più bella che dare forma a ciò che si è pensato e farlo attraverso le competenze e le tecniche acquisite. Quindi venite al liceo artistico, vi aspettiamo. Sono la professoressa Adriana Polidori, coordinatrice dell'indirizzo di Scienze Umane, e è un indirizzo liceale che permette agli studenti e alle studentesse che lo frequentano di acquisire competenze sia in ambito scientifico che umanistico, ma soprattutto comunicativo, relazionale, quindi sociale, per cui nella realtà così dinamica e complessa qual è quella contemporanea, sono competenze cosiddette soft life skills per la vita. Quindi, al di là poi del percorso professionale o universitario che andranno a intraprendere, ciò che è fondamentale all'indirizzo di scienze umane è appunto la formazione come persone, come uomini, che potrà permettere loro di acquisire un pensiero critico, ma soprattutto la capacità di tessere relazioni sociali positive in tutti gli ambiti, sia privato che personale che professionale. Il diploma di scienze umane permette l'accesso ovviamente a qualsiasi facoltà universitaria, ma se si volesse proseguire il percorso in base all'indirizzo scelto, si può accedere a facoltà tipo paramediche, quindi infermiere professionale, logopedista, fisioterapista, eccetera, oppure facoltà di indirizzo umanistico, ma anche scientifico, poi per i beni culturali, giornalismo, giurisprudenza, oppure anche mediazione culturale, assistenza sociale,
anche le classiche scienze dell'educazione e formazione se si volesse accedere all'insegnamento. In ogni caso, in una realtà così incerta, precaria, dinamica, è sicuramente un indirizzo che anche semplicemente con il diploma permette appunto di acquisire quelle competenze per la vita che sono indispensabili in qualunque settore professionale o anche se si volessero proseguire gli studi, perché danno anche comunque come liceo un metodo di studio autonomo e un pensiero di critico forte. Insomma, l'indirizzo di scienze umane offre sicuramente notevoli vantaggi e opportunità. L'indirizzo classico è l'indirizzo storico della nostra città e del nostro territorio, un punto di riferimento dal punto di vista culturale e formativo. L'indirizzo classico favorisce una preparazione a 360 gradi che consente l'accesso a tutte le facoltà universitarie, incluse quelle scientifiche, che per lo più vengono scelte dai nostri studenti, grazie alla bontà e alla solidità del nostro metodo di studio acquisito durante il corso dei 5 anni. Una conferma del successo degli studenti universitari che hanno compiuto il classico ci viene proprio dai dati forniti da Euscopio, che collocano il liceo classico Mazzatinti al secondo posto assoluto tra tutti i licei classici dell'Umbria. Una realtà piccola la nostra, ma un vero e proprio fiore all'occhiello. Perché scegliere il classico oggi? Perché lo studio delle lingue e delle civiltà antiche permette ai giovani di poter conoscere il passato e di poterlo anche apprezzare, di apprezzare le nostre radici, un fatto questo molto importante in un'epoca di grande disorientamento come quella attuale. Il percorso di studi classico, sempre attento all'attualità, consente alle giovani generazioni di capire che a volte il presente non basta, che i giovani non sono dei vasi da riempire, ma delle fiaccole da accendere ed entusiasmare. Entusiasmare al bello della vita, al bello della cultura, al bello dell'arte, al bello del pensiero filosofico, scientifico, matematico, al bello della nostra lingua. Ed è proprio l'approccio che noi abbiamo alle lingue antiche, alle loro strutture sintattiche, che consente di poter meglio comprendere anche le lingue moderne, l'inglese per esempio, il francese, il tedesco, lo spagnolo, che vengono approfondite attraverso corsi pomeridiani e attraverso l'acquisizione di numerose certificazioni linguistiche. Che cosa dire ad un giovane che oggi si appresta a scegliere il nostro indirizzo? Osa sapere, perché questo è un vero antidoto contro l'ignoranza e la paura. Il percorso del liceo scientifico fornisce una preparazione equilibrata ai ragazzi, perché si occupa del nesso dello studio della parte della scienza e della cultura umanistica. Favorisce l'acquisizione del metodo proprio della matematica, della fisica, delle scienze naturali e della chimica, con un'attenzione al mondo della ricerca e alle nuove tecnologie, facendo attenzione soprattutto però anche all'aspetto laboratoriale. Infatti, oltre ai nostri laboratori di fisica e scienze chimiche, ci siamo dotati, grazie a questa rivoluzione digitale in atto, di software per la modellizzazione matematica e per la virtualizzazione come MATLAB e Simulink. E inoltre abbiamo dotato di un'ora in più al biennio curricolare il nostro liceo di matematica e coding per lo sviluppo del pensiero logico e logico computazionale, alla base anche della robotica e dell'intelligenza artificiale. In questa maniera i nostri ragazzi saranno pronti ad affrontare qualsiasi facoltà scientifica, ma anche linguistico-umanistica. Questo perché grazie allo studio quinquennale della lingua, della letteratura italiana, lingua e letteratura latina, dell'arte e del disegno tecnico. Pronti a un mondo che sta cambiando, dove le persone che avranno studiato si saranno preparate sulle STEM, ma porteranno con sé un bagaglio umanistico e tecnologico, saranno adatte a entrare in contatto con le nuove conoscenze, le nuove professioni basate su profili matematico-informatici, ma anche con le vecchie professioni, le professioni tradizionali, che dovranno fare i conti con il cambiamento. Infine, diamo per questo grande importanza allo studio della lingua inglese, veicolo delle STEM, e anche alle certificazioni linguistiche.